Ciao, buonasera amici del canale Juventus Seal. Vi ringrazio per le ultime iscrizioni e commentate pure sotto. Apriamo un dibattito su questa Juve. Allora, la Juve, come prevedibile, va in Baviera, in quel di Leverkusen, con sinceramente la formazione B. Un po' per gli infortuni, un po' per scelte tecniche, tattiche, quindi già il portiere è quello di riserva, è il mitico Gigi. E poi Danilo De Sciglio di fascia, terzini, la coppia di centrali inedita, Demiral Rugani. Poi finalmente la Vespa Cuadrado che torna nella sua posizione consona, abituale, e dove deve giocare. Pjanic, poi l'oggetto misterioso Rabiot e il solito cucciuto Sarri, no, Bernardeschi, che con la grazie alla cocciutaggine di Sarri continua a fare il trequartista, a disfare il trequartista, il ruolo di trequartista, perché è anche dannoso per il nome stesso del ruolo che deve praticamente in persona calarsi, nel quale deve calarsi, e davanti Higuaín e Ronaldo. Poi entra Dybala e quando entra Dybala si cambia la partita. Allora Dybala nei tre là davanti è indiscutibilmente in questo momento nel miglior stato di forma. E tra i tre nelle partite importanti deve partire titolare, sicuramente, con Ronaldo. Ha segnato anche Higuaín, niente da dire, però ora come ora si vede che Dybala, quando è entrato a metà del secondo tempo, si è visto qualcosa di diverso, se no la partita si arenava su uno squallido 0-0. La prestazione della Juventus non vi sarà piaciuta, non mi è piaciuta. Per gli amanti del calcio non è piaciuto, non è stata una partita di calcio, sembrava un mezzo allenamento. O c'è un dato che riassume questa partita in modo inequivocabile. Nessun ammonito. Quindi una partita di Champions League che finisce con nessun ammonito la dice tutto. Squadre che non hanno niente da chiedere da questo match. Speriamo che si cambi a breve la formula e che si faccia la Superlega europea, perché non certe partite non hanno veramente, veramente senso di esistere. Oppure introdurre i sedicesimi. Eliminazione diretta già con i sedicesimi come l'Europa League, però così non, sicuramente metà delle partite sono di qualsiasi girone sono con risultato scontato e quindi dal punto di vista tecnico non ci dicono niente. Guardiamo così per quello che c'è da commentare, quindi su una partita che non ci doveva, non aveva, non ci lasciava nessuna aspettativa. Vediamo come, a mio avviso, niente, questo Sarri continua a intestardirsi con Bernardeschi trequartista. Io non lo so, io cosa posso sperare? Che recuperi Douglas Costa e che si levi di lì il trequartista. Oppure che si compri un Eriksen e si metta là davanti a fare il trequartista. Oppure che piuttosto si avanzi Pjanic come trequartista, quando sta bene che ci si metta Ramsey, ma è imbarazzante vedere un giocatore nel pieno della sua maturità tecnico-tattica, atletica, essere snaturato nel suo ruolo. Il suo ruolo è quello di cursore sulla fascia. Lui deve andare sulla fascia e farsi le sgroppate, prendere la palla e portare avanti e basta. Neanche coprire a centrocampo, portare avanti, fare il tornante avanzato sulla sinistra e via. E rientra, prova a tirare o di sinistro o di destro o prova a buttarlo in mezzo a cross. Questo è il ruolo di Bernardeschi. Altro non sa fare, altro non sa fare. Quindi è inutile che insisti, che snaturi un giocatore. C'era già allora. Stava rovinando Pjanic il signor Allegri, stava rovinando Dybala. Dybala l'avete visto come giocava l'anno scorso? Era colpa sua? No, era colpa di quello che lo faceva giocare così. E
Sarri cade nello stesso equivoco, vuol fare tirar fuori sangue dalle rape, non c'è niente da fare. Bernardeschi non sarà mai un trequartista. Bernardeschi non sarà mai un trequartista. Poverino, lui fa quello che può, ma è più il danno, più le palle che perde in una posizione delicata come la tre quarti, perché tu sei sbilanciato quando la palla è nei piedi del trequartista e il trequartista non lo sa fare, non sa stoppare la palla che gli arriva e dare via. Dai e vai, prendere e vai, tac, tic, tac, tic, no, dai e vai, prendere e andare. Niente, non lo sa fare. Non sa fare il trequartista, non è il suo ruolo. Cosa succede? Perde palla o fa fallo, nella migliore delle ipotesi, ferma il gioco, punizione, magari rischia il cartellino. Oppure, in gran parte dei casi, che fa? Perde palla, squadra bilanciata in avanti e prende la ripartenza. Quindi è un grosso equivoco tattico, è un grosso errore che Sarri continua a fare. Per quanto riguarda il resto, ora come ora, Dybala è l'uomo in più nell'attacco della Juve e in difesa rimettiamo De Sciglio, Alessandro e Danilo, cioè facciamo giocare i difensori, facciamogli fare i difensori. Non hanno sfigurato, non è che avessero grosse difficoltà, non avevano davanti il Brasile del 70 e quindi voglio dire. Il signor Quadrado, come si è visto, il suo ruolo è da centrocampo in avanti, dove rende molto meglio e dove non rischia di fare errori che possono essere capitali. Comunque, non, no, è una Juve che sinceramente non mi soddisfa, è un banco di prova non affidabile, perché il tasso tecnico tra le due squadre era troppo evidente, c'era un gap incolmabile e quindi non si poteva vedere un eventuale miglioramento nel gioco della Juve. Comunque, per quel poco, nel primo tempo in cui loro hanno tenuto fisicamente che ci contrastavano, non c'è stato nessun miglioramento da parte del gioco della nostra squadra e boh, non lo so, io spero vivamente nei rinforzi in gennaio. Si parla di Rakitic, si parla di Eriksen, forse verrà sperando che arrivi uno di quei due lì, sperando che arrivi un rinforzo di quel calibro lì a centrocampo, perché la vedo già con l'Udinese, con quelle abbiamo il centrocampo falcidiato, avremo la scelta obbligata. Giocheranno Matuidi, Rabiot e Emre Can. Facciamoci, eh? Il nome del padre. Va bene, ci vedremo allora con voi dopo Juventus Udinese e sempre Forza Juve fino alla fine.